collegamento con Pierpaolo Segneri, che più di una volta abbiamo avuto su Libri TV. Parliamo di referendum confermativo che ci sarà il 20 e il 21 settembre. È stata, diciamo, confermata in qualche modo il referendum day dalla Corte Costituzionale di ieri stesso. Questo referendum dovrà confermare il taglio dei parlamentari da 630 a 400 deputati, da 315 a 200 senatori, una riforma voluta dal Movimento 5 Stelle. Se ne parla poco, è decisamente un taglio alla rappresentatività democratica per come la vediamo. Pierpaolo, tu che idea ti sei fatto? Allora, saluto a tutti i telespettatori di Liberi.tv. Anzitutto io devo dire che, a mia memoria, il primo che lanciò questa proposta del taglio di parlamentari nel 2007 fu Walter Veltroni, quando lanciò il Partito Democratico. E io ricordo benissimo di essere rimasto basito da questa proposta di tagliare il numero dei rappresentanti dei cittadini in Parlamento. Andai subito a parlarne con Pannella e gli feci questa mia considerazione, e cioè che questo taglio andava ad indebolire la democrazia. E Pannella mi diede ragione, e stiamo parlando del 2007, questa idea fu proposta e lanciata da Walter Veltroni, segretario del PD, e mi sembrò una cosa allucinante. Pannella la fece proprio perché gli dissi: ma questa è una follia. Perché, dissi proprio, non tagliano e non dimezzano gli stipendi dei parlamentari se vogliono risparmiare? Poi venne ripresa anche da Matteo Renzi, quando era segretario del PD, e in concomitanza anche dal Movimento 5 Stelle. Poi il Movimento 5 Stelle l'ha voluta concretizzare, l'ha spinta, anche con l'aiuto della partitocrazia che ha sostenuto questa illogica battaglia contro la democrazia, contro i cittadini. E che succede? Questo referendum in realtà non porta ai risparmi, perché se avessero voluto risparmiare avrebbero tagliato gli stipendi dei parlamentari, cosa che non fanno. È semplicemente un modo per indebolire il Parlamento, che è la sede della democrazia rappresentativa, cioè la sede dell'ispirazione del metodo liberale, ma di liberale oggi c'è rimasto ben poco, e vogliono spazzare via il Parlamento come luogo della perdita di tempo alle decisioni che invece devono essere prese in maniera fulminea per soddisfare qualche movimento finanziario o economico che spinge verso soluzioni rapide ma contro i cittadini. Quindi questa è la prima cosa da dire, cioè questa è la mia idea, questo è quello che disse nel 2007. Per 13 anni ho continuato a dire questa cosa. La possiamo approfondire, ma la cosa più grave... No, ma una cosa che volevo chiederti, che chiaramente poi peraltro fa sta nella piattaforma, diciamo, di governo, di questo governo Conte 2 o Conte Bis, come dir si voglia, la collaborazione del Partito Democratico a questo era subordinata a una riforma della legge elettorale. Ricordiamo che per quanto riguarda la riforma costituzionale il Partito Democratico si era sempre manifestato contrario, tranne l'ultimo passaggio. Dopodiché c'era questo accordo nel Conte 2, cioè sì a questo referendum, però prima bisognava mettere mano alla riforma alla legge elettorale. Una legge elettorale che va di per sé, dovrebbe cercare di garantire una maggiore rappresentatività, visto che c'è questo taglio delle rappresentanze dei cittadini, e che andando verso un proporzionale, cosa che a te ovviamente non è molto gradita. No, parliamoci chiaro, il taglio dei parlamentari serve a indebolire il Parlamento, cioè indebolire la forza dei cittadini di esprimere sul piano del loro territorio i loro rappresentanti, nella logica maggioritaria uninominale, collegi piccoli, e i parlamentari sono espressione di quel collegio elettorale, cioè di quel territorio, di quella specifica piccola realtà locale. Invece, se si tagliano i parlamentari, i collegi diventano ovviamente più grandi, sempre più grandi, e non c'è più il contatto diretto tra cittadino e eletto. E quindi che significa? Scollare completamente e creare le condizioni affinché la scelta degli eletti
sia una scelta nominalistica, cioè portata avanti per attività e iniziative di segreterie che nominano quelli che andranno in Parlamento e i cittadini non conteranno più nulla, non avranno più, saranno chiamati solo a ratificare le scelte fatte dalle segreterie di partito o dai potentati. Questo è chiaro. Quindi questa scelta del referendum è semplicemente diciamo, il chiavistello che serve per introdurre una proporzionale pura e quindi distruggere qualsiasi possibilità di eventualmente creare una riforma elettorale in senso uninominale maggioritario alla Luigi Einaudi, insomma, l'ispirazione liberale. Quindi ridurre i parlamentari con questo referendum significa togliere di mezzo definitivamente la riforma uninominale maggioritaria che in Italia, ricordo, non c'è mai stata, non c'è mai stata. Quindi abbiamo sempre avuto la proporzionale, sempre di più, sempre di più, sempre di più, le liste addirittura bloccate, si vota il simbolo, si vota il partito, non si votano le persone e le persone non si votano con le preferenze come nella Prima Repubblica, perché abbiamo visto il proporzionale della Prima Repubblica, quale degenerazione ha portato e che facciamo? Lo vogliamo recuperare contro i cittadini per mantenere i potentati della partitocrazia? E così nel 92-94 i partiti storici sono stati spazzati via, ma la partitocrazia è sopravvissuta benissimo. Questa stessa partitocrazia di cui il Movimento 5 Stelle è l'emblema. Il partito del sistema è il Movimento 5 Stelle, altro che antisistema. Non si è mai visto un partito antisistema che vince le elezioni, no? Col 33%. Non esiste. È il sistema che ha assunto questa forma. Metamorfosi del potere. Ma poi, Metamorfosi. oltretutto, questo partito del sistema, o comunque sia il sistema espresso da queste forze politiche, mi sembra non abbia pensato a tutta una serie di equilibri che verrebbero stravolti, all'interno poi anche delle varie procedure interne, per esempio per la formazione delle leggi, i regolamenti delle Camere che dovrebbero essere modificati, il sistema di elezioni del Presidente della Repubblica, il sistema, diciamo, di rappresentatività anche all'interno delle commissioni, sono tutte cose che restano un po' in sospeso. Allora, se questo taglio verrà effettuato, è un'operazione illiberale, antiliberale, contro la libertà, è chiaro, contro la democrazia e impedisce, diciamo, la vera essenza di una liberal democrazia, che in Italia c'è sempre di meno. Quindi è come, questa è una premessa che ti faccio per risponderti, è come quel marito che per fare dispetto alla moglie decide di evirarsi, così la moglie impara. Ecco, è la stessa cosa, chiedere ai cittadini di evirarsi, così la casta impara. E no, così ci facciamo solo del male. E quindi, come dici tu, è una ricaduta, tutto si trasforma in un accentramento di poteri, di verticismi, di decisioni dall'alto. Non, il resto sono solo chiacchiere, fumo negli occhi, altro che partecipazione dal basso, intelligenza collettiva, intelligenza connettiva, tutte stupidaggini. Tutto questo serve evidentemente ai grandi poteri economici e finanziari per decidere e spazzare via una democrazia che, quando è liberale, ha bisogno dei suoi tempi. Ha bisogno dei suoi regolamenti, anche quella per l'elezione del capo dello Stato del 2022, no? Ridurranno anche diciamo, i grandi elettori delle Certo, regioni. anche E i quindi senatori a vita. cambia la logica e cambiano anche le prospettive anche sulla scelta del nuovo capo dello Stato. Ma questo forse avrebbe bisogno di un'assemblea costituente. Invece, fatto così, mi sembra un'operazione, non lo so, è come perdere la libertà, ma dando il consenso
affinché questa libertà ci venga tolta. Allora, Allora, Pierpaolo, cerco di sfidare la tua capacità di sintesi in 1 minuto e mezzo, 2 massimo, la figurati. differenza tra questa ipotetica riforma, vedremo come andrà a finire, e il progetto di riforma costituzionale di Renzi, che prevedeva praticamente una diminuzione, quasi un annullamento del Senato, quasi un annullamento del Senato. Vabbè, questo è un problema più serio. Allora, volete risparmiare? Dimezzate gli stipendi dei parlamentari, non se li dimezzano. Dimezzateli, risparmiamo ancora di più. Quello che invece forse giustamente va meglio approfondito è questo discorso delle due camere paritarie, cioè Camera e Senato, che sono, diciamo, hanno le stesse funzioni e svolgono lo stesso. Dinamica nell'approvazione delle leggi è come se fosse un doppione. Sì. Allora, la Camera ha 630 deputati, benissimo, 630 deputati, e il Senato a quel punto può diventare un, come è stato detto in varie occasioni, ne so, il Senato delle Regioni, oppure magari per la prossima volta può diventare il Senato il luogo dell'Assemblea Costituente per riformare la Costituzione, visto quello che abbiamo vissuto anche con il lockdown. Forse questa Costituzione ha bisogno di rinascere, di rigenerarsi. Comunque, superare la logica del bicameralismo paritario, no? E questo sicuramente Renzi questa cosa l'ha sviluppata male, Sì. Purtroppo l'ha espressa male, e ovviamente il anche referendum. lì serpeggiava, ma neanche in forma tanto implicita, anche esplicitamente, il discorso del risparmio economico, che è abbastanza mortificante in una riforma di questo tipo, mettere in mezzo questo tipo di Guarda, la cosa argomentazioni. è semplice. Come si fa a stabilire qual è il numero giusto di parlamentari, diciamo, di deputati per la Camera in una logica uninominale maggioritaria? Perché se i nostri padri costituenti hanno messo in Costituzione 630 deputati, un motivo ci sarà stato, no? Si fa così. Quanti sono gli abitanti dell'Italia? Quanti sono gli abitanti di tutto il territorio nazionale italiano? Si prende questa cifra, si divide per 100.000, perché ogni collegio piccolo deve essere composto da 100.000 abitanti, 100.000 cittadini, non elettori, 100.000 cittadini. E così nascono i collegi piccoli. Quando si fa questa divisione, abbiamo il numero di deputati necessari. Forse poi si dovrebbe aggiungere, visto che ci sono anche parlamentari eletti all'estero, Sì. anche i parlamentari eletti all'estero, forse si potrebbe anche immaginare il diritto di tribuna per quelle piccole realtà politiche che magari non raggiungono nemmeno il 3%, che però forse hanno un significato, una storia, una loro peculiarità e meritano di avere almeno un rappresentante alla Camera. Ecco. Quindi il calcolo è ben fatto ed è semplice. Non si dicono i numeri così, facciamo 400, ma perché 400 e non 350 e non Certo. 375 o 400? Che, dove esce questo 400? Quale ragionamento, quale criterio è stato Molto usato chiaro. per dare arbitrario, quindi illiberale? Perfetto, penso che faremo anche altri aggiornamenti, visto che abbiamo ancora un po' di tempo. Grazie a Pierpaolo Segneri. Grazie, votate no.